come nei promessi sposi, a un certo punto succede una cosa per cui non si sposano, se no che la scrive a fare. Allora ho detto: Calvino, guarda che invenzione, inventa i partigiani che non sono tutti dritti, ma sono anche un po' storti. Scrivendo questa storia ho capito che io 30 anni fa non avevo capito Calvino, perché era una storia vera quella che Calvino aveva vissuto. Lui la raccontava sotto forma di favola perché non poteva, come dire, violare la leggenda della Resistenza, però i partigiani storti c'erano anche allora nel libro di Calvino. E ci sono, non sono storti questa volta i partigiani, ma sono nel libro di Fenoglio. Nel libro di Fenoglio, in cui dice che i suoi partigiani, il suo libro è Il partigiano Johnny, che è un po'